terza edizione del Palio delle Contrade di Fano si chiude con un record di presenze. Oltre 7.000 persone nell'arco delle tre giornate hanno fatto questa immersione nel periodo malatestiano di Fano, che tanto caro è alla Pandolfaccia, che ha messo cuore e muscoli per allestire di tutto punto la zona alta con il campo di gara e la zona bassa della Pinetina con un sempre maggior numero di botteghe d'antichi mestieri e gli accampamenti degli armigeri che con la loro tenebrosa presenza hanno reso bene l'idea del clima dell'epoca. Adesso alla fine della giornata si realizza per noi un sogno, cioè alla fine viene ripagato di tutte le fatiche, la fatica non si sente, è tutto bello. Dobbiamo ringraziare tutti i fanesi, tutti i turisti, quelli che in questi giorni ci hanno cercato per chiederci informazioni, per quelli che oggi sono venuti dalle 3 del pomeriggio. Per noi è un sogno, penso che questo dice qualcosa alla nostra città, dice qualcosa a molte persone che devono capire che anche il Medioevo, Fano, è una cosa importante per la nostra città. E la Pineta di Ponte Metauro, ci tengo a sottolinearlo, non è un angolo della città di Fano, ma è nella città di Fano ed è un luogo significativo della nostra città. Il tanto atteso drappo, creato dagli studenti del liceo artistico Apolloni, è rimasto in casa della Contrada della Croce, che se l'è giocata alla pari fino all'ultimo momento con l'Assunta. Decisiva e spettacolare la finale del tiro alla fune, gara di partenza per questa rievocazione storica del Palio delle Contrade. Un ringraziamento di cuore agli organizzatori soprattutto, ecco, che sono stati bravissimi e capisco cosa vuol dire lavorare per presentare una festa, quindi il merito è tutto di loro. Un periodo storico, quello malatestiano, che giocherà un ruolo fondamentale per l'amministrazione comunale nell'azione di offerta culturale fanese prossima e che trova nel Palio un punto saldo. Lo sforzo degli organizzatori è splendido, è molto serio, le cose vengono fatte davvero bene, il posto è magnifico e appena la città e il territorio ha avuto consapevolezza della ricorrenza, che ormai appunto è arrivata al terzo episodio, è affezionata. Ieri mi dicevano gli organizzatori sono arrivate 2.500 persone, stasera col Palio si chiude alla grande, il tempo è meraviglioso, è una delle manifestazioni che troverà articolazione, come già quest'anno, nei luoghi malatestiani anche del centro storico, questo però è il luogo simbolico degli eventi perché la chiesa santuario, il legame col 1399, quindi una cosa non inventata ma che ha delle ragioni di essere in un rapporto con i malatesta che la città sta riscoprendo e noi ci lavoreremo in futuro per dargli sempre maggiore spessore.